In questa bellissima location del Castello di Nabbiano, la società sportiva ha presentato le squadre che partecipano ai vari campionati di tamburello a muro. È stato un evento per questo piccolo paese, anche perché veramente questa attività tamburellistica coinvolge tutto il paese. Forse questa è la cosa più bella, vero Sindaco? Sicuramente, lei ha detto bene, un piccolo paese, ma un piccolo paese che ragiona in grande. E la dimostrazione l'abbiamo data oggi con la presentazione di queste sei squadre di cui che coprono praticamente il campionato nazionale di Serie B, Serie G, Serie C, Serie D, esordienti, tamburello femminile. Veramente per una piccola comunità come la nostra, avere una società tamburellistica così attiva con un alto numero di partecipanti che vengono da tutto il territorio comunale e limitrofo, ci fa motivo per noi di orgoglio, perché rappresentiamo un piccolo faro per questo sport in tutta la Val Cerrina. Siamo l'unica società che può vantare a livello societario un così alto numero di partecipazioni a così svariati campionati, quindi per noi siamo doppiamente soddisfatti. Ecco, lei ha sottolineato che qui a Nabbiano c'è una fortissima tradizione, ha detto che praticamente avete nel DNA questo sport. È vero, è la tradizione tipica dei nostri paesi monferrini che nei comuni limitrofi si è persa, mentre a Gabbiano, grazie all'impegno di alcune persone, si è mantenuta perché queste persone, con la loro tenacia, con la loro pervicacia, con la loro intelligenza, devo dire, hanno tenuto in vita una fiaccola che è quella dell'impegno sportivo in questo sport, che è uno sport povero, lontano dalle luci della ribalta, ma è uno sport che rappresenta forse meglio la comunità, in cui si lotta e si cerca di vincere solo per l'orgoglio, per dimostrare che questa comunità è una comunità importante, che magari riesce a prevalere sportivamente sulle altre, e così si soddisfa anche l'orgoglio di appartenenza a noi, alla nostra gente. Ecco. Ecco, e non a caso tutta la popolazione praticamente ha partecipato a questa presentazione. Il presidente Richetta ha sottolineato come naturalmente ci si aspetta di vincere, ma soprattutto ci si aspetta di divertirsi moltissimo. Divertirsi moltissimo, sì, questo è educare. Il nostro compito è anche divertirsi educando, perché non c'è modo migliore per educare i giovani che farle partecipare a uno sport. Facendo partecipare a uno sport capiscono che l'umiltà, capiscono le regole del gioco che devono essere uguali per tutti, capiscono l'importanza di essere forti e tenaci e sapere anche resistere le sconfitte. Noi ci impegniamo tutti insieme, compreso il sindaco, il presidente onorario Renzo Digio, per dare opportunità quasi a costo zero a tutti i giovani gabbianesi, e siamo orgogliosi perché abbiamo diverse squadre e speriamo che vadano ancora avanti in questo modo. Grazie. Sì, voi avete detto 5 squadre, in realtà io ne ho contate 7, sì, e questo è già un grandissimo risultato. È il piacere del gioco, per alcuni poi i giovani possono giocare sia negli juniores che anche nelle serie D, le serie nazionali. Okay. Ecco, e il presidente onorario dal 1940 che è impegnato nel tamburello. Sì, devo dire, sono molto soddisfatto di questa presentazione e prima di tutto devo ricordare il mio carissimo presidente Mario Richetta, per il nostro sindaco Mario Trebocco, che ci dà l'anima e il cuore e con la sua esperienza delle spiegazioni molto chiare. Io devo dire una cosa nel tamburello, la mia situazione qual è? Una sola: vedere le prime partite del tamburello, il vecchio tamburello di Gabbiano, con la volontà che loro ci diceva: siamo nati in questo paese, per questo paese ci diamo l'anima e il cuore, e vedere tutti questi giovani che si combattono per il Gabbiano mi fa molto piacere. Grazie presidente, grazie al sindaco di Gabbiano. Ed ora ci spostiamo sotto nel cortile del castello, dove avete preparato praticamente una partita all'antica, quella con il bracciale. Il bracciale che era collegato dove c'erano i castelli, c'era questo, il bracciale piemontese. Nel 1500 giocavano già questi giochi, e allora si diceva che giocavano contro i muri. Adesso
adesso qui è una rappresentazione, i giovani non sono più capaci, poi il tamburo è venuto dall'evoluzione, dal bracciale piemontese, c'è il bracciale toscano che è più corto e poi il tamburello e nella zona dell'Albese c'è la pallapugno, che sono varianti dei giochi a palla. E chiudiamo sottolineando come in questi ultimi anni questo sport per i paesi che lo praticano serve anche per promuovere il territorio. È vero, questo è uno dei tanti mezzi che usiamo per promuovere il nostro territorio, ci ha permesso di far conoscere Gabbiano non solo qui a livello regionale ma anche sovraregionale, soprattutto in Lombardia dove abbiamo partecipato ai campionati nazionali e dove abbiamo portato dei segni tangibili del nostro territorio. Tangibili che sono ad esempio il vino, noi qui ci troviamo in una delle più importanti, anzi la più importante azienda vinicola del nostro territorio, che ha una produzione che ormai ha travalicato i confini nazionali ed è conosciuta addirittura a livello internazionale. E quindi viva il tamburello, viva Gabbiano e speriamo di avere ancora la forza con tutte le difficoltà economiche che ci sono per mantenere questi livelli. Ma vediamo gli atleti impegnati nel campionato 2013 per la Serie B che giocherà di domenica: Alessandro Gamarino, Daniele Sorba, Giacomo Raschio, Fabrizio Campanella, Renzo Ongaro, Nicola Saccomasso, Federico Zanotti, allenatore e direttore sportivo, Surian Antonio, coadiuvato da Carlo Raschio, detto stampa Pier Carlo Cavallo, responsabili della squadra Antonio Surian e Alessandro Gamantino. Per quanto riguarda il campionato di Serie C, che giocherà anch'esso alla domenica, Alessandro Bossetto, Guglielmo Ulla, Silvio Massirio, Alberto Gamarino, Sandro Rodella, Massimo Anselmo, Luca Zanotti, Fabrizio Riva e Marco Bruno, allenatore, direttore sportivo Pier Carlo Cavallo, coadiuvato da Simone Mezzano e Gino Ulla, responsabile della squadra Pier Carlo Cavallo e Giorgio Monferrino. Per quanto riguarda il campionato di Serie D che si gioca di sabato e campionato juniors, fanno parte delle due aggregazioni Stefano Strocco, Marco Bellussi, Federico Monferrino, Paolo Redi, Luca Siciliano, Jacopo Botta, Alex Bertin, Francesco Ganora, Carlo Ferrero e Alessandro Bertana. Responsabili della squadra Guido Strocco, Alessandro Bossetto e Giorgio Monferrino. Per quanto riguarda invece il campionato degli esordienti, sia maschili che femminili, Jacopo Villani, Riccardo Spalasso, Valentino Spalasso, Michele Cavallo, Giorgio Chinigo, Tommaso Iermieri, Gabriel Stan, Roberto Emanuele Anselmi, Arianna Cassina, Sonia Muzio, Marta Minchilli, Maria Oprescu ed Elisa Curletti. Responsabili della squadra Riccardo Bonando e Gian Antonio Bonando. E chiudiamo con il tamburello femminile: Jessica Cabiale, Francesca Monferrino, Sara Bizzotto, Jessica Muzio, Elisa Monchietto, Valeria Calvo, Noemi Mauro, Giulia Zanotto e Sofia Roccatello. Per quanto riguarda i responsabili della squadra femminile, Franco Bizzotto e Riccardo Bonando.